In migliaia si sono riuniti all'esterno della cattedrale di Santa Sofia a Kiev per la nascita della nuova chiesa ortodossa ucraina, in accordo col patriarcato di Costantinopoli. Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha detto che la creazione della nostra chiesa è un'altra dichiarazione dell'indipendenza dell'Ucraina. I rappresentanti di 3 chiese ucraine ortodosse stanno infatti tenendo un sinodo a porte chiuse per approvare la carta della nuova chiesa unificata ed eleggerne i capi. Poroshenko, che assisterà al sinodo come osservatore senza diritto di voto, ha trasformato la creazione di una nuova chiesa indipendente in un tema chiave della sua campagna elettorale. Intanto il patriarca di Mosca Kirill ha inviato un appello a Papa Francesco, ai capi delle varie chiese mondiali e ai dirigenti delle organizzazioni internazionali come l'ONU, lamentandosi della pressione delle autorità ucraine contro la chiesa ucraina russa.